E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi voglio parlarvi di una saga, e siamo arrivati ad un altro episodio capolavoro. Una saga, dicevo, che secondo me è proprio l'apoteosi della bellezza del cinema dei supereroi, che comunque, come posso dire, è stata secondo me l'apice di questo mondo, che sicuramente non è minimamente paragonabile a quello che sfornano ultimamente. E sto parlando della saga di Nolan di The Batman. Che io non ho mai recensito, sinceramente, e mi sono chiesto qualche giorno fa: ma perché non ne ho parlato? Cioè, cazzo, è bellissima. E io ne voglio parlare assolutamente, film per film. Siamo qui e partiamo con la recensione dei tre Batman di Nolan. Allora, parliamo del fatto del primo, di Batman Begins. Batman Begins è bellissimo, stupendo, spettacolare. Perché? Perché ha una trama che per la prima volta segue come posso dire, nella storia del cinema perlomeno, segue la nascita di Batman, in quanto negli altri Batman che erano stati fatti difficilmente veniva fatto vedere chissà che cosa del suo, ma non tanto della morte dei genitori, quello sì, magari veniva fatto vedere ogni tanto, o perlomeno ne parlavano, ma soprattutto il fatto del suo viaggio, tipo che va in... non penso in Tibet, tipo cose del genere, comunque in Asia, e dove scopre Ra's al Ghul. Per carità, molte cose non sono fedeli al fumetto, ma ragazzi, non me ne frega un cazzo, io sto parlando dell'opera del film, e per di più, ripeto, chi mi dice dei fumetti nei film dei supereroi, beh, allora probabilmente è uno che è abituato alla merda, perché nei fumetti, ragazzi, ce n'è tanta di merda. Oh sì che ce n'è tanta di merda. E secondo me è stupendo, appunto, perché dà un inizio alla storia di come uno può diventare Batman. E soprattutto attori bravissimi, cioè, ragazzi, Christian Bale, Morgan Freeman, l'attore che fa Alfred inglese, che non mi ricordo, che pure lui è bravissimo, cazzo, cioè quell'Alfred è l'Alfred, dai regà, cioè non si può dire di no. Nel terzo film in cui si mette a piangere, se non piangete vuol dire che siete senza cuore, cazzo, come si fa? E in Batman Begins è bello perché appunto si vede come lui prende l'idea di quello che, a dir la verità, non è nei fumetti, perché nei fumetti dovrebbe essere un vigilante, quindi lui le ammazza la gente, però allo stesso tempo c'è anche la versione, in un certo senso, in cui lui non uccide nessuno, e lui è questo in Nolan, quindi diciamo il Batman eroe più che vigilante. E che dire, è spettacolare. No, non c'è... per l'epoca, soprattutto anche a livello di effetti speciali, spettacolare. Lo spaventapasseri fatto dal nostro amichetto che fa Peaky Blinders, che non mi ricordo mai come si chiama. Veramente il giusto. Quello che comunque all'epoca ti faceva dire: wow, chissà che cazzo mi porteranno dopo. Perché poi ti lasciava anche molto... ci sta. L'unica cosa che posso dire che mi è leggermente... Allora, ragazzi, il costume del primo film è veramente inguardabile, secondo me, è proprio una merda. L'ho rivisto adesso da grande e ho detto, proprio brutto. Un'altra cosa che non mi è piaciuta e che ho notato solamente da più grande, appunto, è il cambio dell'attrice di Rachel, che non capisco perché l'abbiano fatto. Un'altra ancora cosa che non mi è piaciuta è che nel primo viene fatta tipo una scena post-credit, in cui dicono che sta arrivando Joker per metterti hype, e tu dici wow che figo, però nel secondo loro partono come se non sapessero chi è Joker. Scusa, ma se nel primo mi hai detto che lo conosci e che sta facendo del casino, ah c'è sto tizio così e me l'hai, in, come posso dire,
presentato. Perché nel secondo non sai chi è? Cioè, è come se ne sbattessero proprio, non esiste. Però vabbè, poi arriviamo al secondo, che secondo me è proprio bellissimo, spettacolare, a parte che poi è diventato leggendario per la performance di Heath Ledger, che comunque è morto, questo lo sappiamo tutti, che ha fatto Joker, per carità, Joker con le sue frasi che sono entrate nella storia del cinema, perché comunque chiunque ne avrà citata almeno una volta. E con un personaggio che appunto è legato al caos, veramente speciale, speciale, speciale. Nonostante tutto, ripeto, è sempre completamente distaccato dal Joker dei fumetti. Qui ha i capelli lunghi, qui è molto più, quasi appunto lui dice di essere un cane che rincorre le macchine, non sa che cosa farsene, se poi le prende. Lui è un po' tipo un cane ansimante, è questa cosa bella che sta lì che ogni due secondi, cose del genere, e quindi dà un'idea di un Joker un po' diverso che comunque appunto ha lasciato il segno. Ma la storia di Due Facce, poi la storia di Due Facce è spettacolare, che mi dispiace un po' che l'abbiano fatto morire, perché comunque a fine film lui muore, quindi nel terzo non c'è. Perché poteva essere un personaggio spettacolare, come un eroe, un uomo puro può essere trasformato in un mostro. Ed è questo quello che ha fatto Joker alla fine. È riuscito a trasformare l'eroe di Gotham nel mostro di Gotham. Ha creato un mostro da quello che... cioè ha praticamente dimostrato che chiunque può diventare un mostro. Se gli fai le cose giuste, tipo ammazzargli la ragazza che sarebbe diventata moglie e poi magari dirgli anche altre cazzate per farlo ancora più arrabbiare e fargli uccidere gente random. E quindi è speciale per questo. Arrivato invece al terzo film, possiamo dire che qui la cosa bella è vedere più che altro come sei affezionato al personaggio che ormai ha fatto il suo tempo e lo capisce e quindi deve dire basta. Secondo me il messaggio più bello del terzo è esattamente questo: bisogna capire il momento in cui è arrivata l'ora di darci un taglio. Per carità, lui alla fine comunque salva Gotham e tutto il resto, ma tutti hanno bisogno di una vacanza e non c'è, cioè io conosco la sensazione di dover fare sempre l'eroe, di dover fare sempre il paladino di tutti, mettere tutti in pace. Dopo un po', basta. Ogni persona ha diritto ad essere... di farsi una vita ed essere se stessa. E... secondo me questo è spettacolare, appunto, di tutta la saga, perché ogni film ti insegna qualcosa. Se lo sai guardare con gli occhi giusti, con le sentire con le orecchie giuste. E questo per me, posso dire, la trama assolutamente 10. 10 su 3. Personaggi. Allora, personaggi, parliamo. Il Batman di Christian Bale è, secondo me, probabilmente il miglior Batman che sia mai stato fatto. Anche a livello di personaggio. Perché è puro, tranne all'inizio, capisce che di dover essere puro, di non doversi far scalfire, perché il Bruce Wayne iniziale, avrebbe ucciso quel tizio fuori dall'aula di tribunale. Il Bruce iniziale era più appunto un Harvey Dent, probabilmente... un Bruce iniziale in quel momento, se avessero ucciso Rachel, sarebbe potuto diventare lui un Due Facce. Ma non lo è diventato qualcos'altro. E questa è la cosa bella, che ha fatto la scelta. Cioè, comunque, la differenza tra lui e Due Facce è anche questa, che sì, chiunque può diventare un mostro, ma chiunque anche con... La peggiore delle cose che ti può accadere può decidere se diventare un'icona del bene o un'icona del male. E lui è diventato una del bene. Poi James Gordon, spettacolare, mamma mia, cioè,
veramente speciale con quella sua semplicità, con quell'essere il poliziotto buono, ti trasmette veramente, come posso dire, un amore quasi di paterno, in un certo senso, che anche secondo me per Bruce, secondo me c'è. Poi, che posso dire, vabbè, Ra's al Ghul, a dire la verità, non è chissà che personaggione, però ha il suo obiettivo nel film. Diciamo che comunque il primo film il personaggio principale è proprio Batman, per questo si chiama Batman Begins. E nel secondo probabilmente i personaggi principali sono molteplici, perché c'è Joker, c'è appunto Due Facce e c'è Batman, perché comunque anche Joker, il suo fare, il suo io sono un agente del caos, io devo fare quello che è il contrario di te per fare un equilibrio, e tutte le sue frasi da pazzo malato sono speciali, veramente speciali. Se c'è anche il semplice dire, se io domani dico che esplode qualcosa e succede, nessuno va nel panico perché è tutto secondo i piani. Mentre se io non dico un cazzo, oppure dico no, esplode quello, invece esplode quell'altro, la gente si impanica perché non è andato secondo i piani. E questa cosa è speciale, perché ti fa capire come funziona il gregge dell'uomo. È vero, funzionerebbe esattamente così. La gente non andrebbe nel panico se un asilo nido esplode con 50 bambini dentro, se è stato annunciato il giorno prima. Ma se succede a caso, sì. E voi pensate, quanto cazzo siamo coglioni? Tanto. Però ecco, una cosa che devo dire non mi è piaciuta del secondo è la parte in cui ci sono i due vascelli carichi di persone, uno di persone e uno di detenuti, che hanno ognuno il detonatore dell'altro. E lui gli dice che praticamente o fanno scoppiare l'altra nave o a mezzanotte scoppiano tutte e due. E nessuno lo fa. Ragazzi, questa è proprio una cosa da cinema, perché non sarebbe mai successa nella vita reale. Soprattutto a Gotham, poi, penso proprio, ma che cazzo dite? Cioè, non voglio dire nulla, nel senso, non è che tutti quanti hanno le palle oppure non lo so, la freddezza di prendere una scelta del genere. Però su un vascello di non lo so quanti, 500 cristiani, uno ce ne sarà, penso. E cioè, io per dirvi, ragazzi, vabbè, magari in quel momento poi cambi idea, esattamente come fanno vedere, ma io, ragazzi, l'avrei fatto. Cioè, io l'avrei fatto probabilmente, perché non lo so, cioè, comunque è vero pure che non sai che cosa avrebbero fatto lo stesso, se ti avrebbero fatto esplodere lo stesso. Probabilmente il Joker poi è pure una presa per il culo, quindi forse non l'avrei fatto. Esattamente adesso ci sto pensando e potrebbe non essere così, perché potrei pensare, ecco, magari mi sta prendendo per il culo, invece questo è il detonatore della nostra nave, visto che lui non va mai secondo i piani, quindi magari mi farei esplodere da solo, potrebbe essere. E questo quindi ti fa pensare, però questo loro non lo sapevano e non penso abbiano fatto questo ragionamento, perché non è che conoscevano il Joker. Vabbè, comunque io sì, quindi saprò come comportarmi in quel momento. Comunque andiamo avanti. Personaggi, Bane ha il suo ruolo. La cosa bella di Bane è che lui è semplicemente un fantoccio alla fine. Fa il figo e distrae l'attenzione fino a una buona parte del film. E tutti quanti ci abbiamo creduto, perché cazzo si è fatto bene. E dici, ammazza, stai lì e infatti dici, cioè, minchia, questo è proprio il cattivone. E tu ci pensi e ci ripensi e dici, questo è proprio il cattivone, questo è proprio cattivone standard, guarda come lo gonfia di botte, è fortissimo, e invece non è lui il cattivone. Perché poi si scopre che è la figlia di Ra's al Ghul, che comunque ha un bel colpo di scena. E poi il finale, ragazzi, spettacolare, il finale veramente, per chi ha seguito tutta la saga, è soddisfacente. Di lui che appunto, cioè di Alfred che va in Italia, nel caffè lo vede Bruce con Catwoman, e
veramente speciale. Che dire, quindi personaggi, anche qui io do un bellissimo 10. Obiettivo, portare sicuramente un Batman che lasciasse il segno, diverso dal solito, diverso da quel fumetto, perché se guardiamo Batman Forever, e ne parlerò poi, possiamo vedere che sono stati estremamente fumettistici, come posso dire, anzi un po' anche cartuneschi, cioè stai lì e proprio dici... Beh, questo sì che è proprio un personaggio uscito da un fumetto, capito? Invece questo è il bello del Batman di Nolan. Tu non lo diresti. Non lo diresti. Perché, almeno che... Perché noi lo sappiamo che Batman è un fumetto, ma... Tu, se guardi il Batman di Nolan, tutta la saga, non diresti che è trattato da un fumetto. Perché... È tratto da un fumetto, no? Perché è talmente realistico come cosa, che sì, ok, ci stanno cose inverosimili, tipo un tizio con la maschera e tutto il resto, però è estremamente reale, estremamente maturo, estremamente... E per carità, non voglio dire che i fumetti non siano maturi, però non se lo aspetta una persona a base, ok, questa maturità, di solito, da un fumetto. Ci sono, però non se lo aspetta di solito. Quindi ti lascia veramente col fiato sospeso, è veramente mozzafiato questa saga. E questo mi fa dire che è probabilmente la saga più bella, supereroistica, mai fatta. Assolutamente. Quindi, come obiettivo anche 10, confermo il lavoratore, sì, il lavoratore, confermo il capolavoro e ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Batman